Park. Sullo sfondo vedete questi due enormi capannoni costruiti in 15 giorni. Sono alcuni degli spazi di Art Basel, edizione 2016. Dopo 14 anni non ha perso lo smalto questa manifestazione, l'insegna dell'arte moderna, nata a Basilea, quindi in Svizzera, ma che attira tantissimi turisti da tutto il mondo, anche qui a Miami. Quest'anno sono attesi 77.000 nuovi visitatori, un vero record. Noi lo seguiremo, noi di Cuisine Italy Web TV, con un focus particolare, quello di seguire appunto le mostre che valorizzano e che presentano l'arte italiana. Guardate questa scultura fatta di quattro pezzi multicolorate di Ugo Rondinone, è l'ultima donazione di quest'artista e sarà un'installazione permanente di Collins Park, dove adesso ci stiamo trovando. È un'apertura ufficiale e ci sono moltissimi VIP, addetti del settore, galleristi importanti, artisti importanti. Please enjoy the performances. I think the performances tonight are really incredible. Don't miss. Ascoltiamo sullo sfondo tanti rumori, tante performance di vari artisti. Diciamo che alcuni si capiscono, altri meno, però questa è l'arte moderna. Bisogna appunto entrare nello spirito, capirla, rielaborarla, metabolizzarla. È così. Miami Art Basel. Thank you.